Buongiorno, outfit of the day, seriamente super super velocissimo perché davvero non ho zero tempo a disposizione e non dovrei neanche essere qui. Allora, vestitino di H&M, che in realtà è una maglia lunga, a righine, è una di quelle maglie in cui uno casca sempre con l'attenzione al cambio di stagione. Quando si capita dentro le filiali H&M al cambio di stagione si trova sempre una maglia di questo genere, ci si casca sempre, sempre, sempre. E quindi questa è la maglia, sotto ci sono i leggings e sotto i leggings ci sono queste scarpettine stupende, veramente troppo troppo carine, anche un po' troppo carine perché vabbè, cioè non sono esattamente punk, né pre-punk né post-punk e né mode, che è un'altra delle mie un po' fissazioni, però vabbè, va bene così, va bene tutto così. E c'è questa cinturina con il fiocchetto che porto sempre del resto. Poi accessori, cerco di avvicinarmi per farvi vedere, non so se si vedono, ci sono questi orecchinini piccini 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 che avete visto in un video haul. Per quanto riguarda gli anelli c'è questo anello con la patacona orologiosa e poi per quanto riguarda i braccialini c'è questo braccialino qui d'argento che non so fino a che punto si veda, sopra c'è ricamato tutto un fiorame così diffuso e poi c'è quest'altro braccialino con il cosino qui luccicante. E poi per quanto riguarda le collanine ci sono le mie solite collanine, quella con la puntina nera e quella con la crocetta che ormai è diventata solita. Trucco del giorno e cerco di avvicinarmi come posso con la faccina, qui però c'ho il sole sparato in faccia e allora sulla faccina c'è un pochino di Chrisley Scream Shadow Liner in Skinny Jeans, qui mi galoppano i secondi e questo Skinny Jeans. Poi sulle guance, sulla fronte, sul naso, sul mento e anche un pochino sulle palpebre, a mo' di colore, c'è lo Smile di Rosemary Swift, naturalmente. E poi c'è anche un pochino di matita qui della Alterra, la matita grigio-verde, questa matita è stupenda, veramente. E poi ho ripassato comunque il tutto con la Soft Mocha dell'Alverde, che sì, è una matita da labbra, però io la uso anche per gli occhi tranquillissimamente. E poi il mascara della situazione è questo, il mascara Aubergine dell'Alverde. Questo mascara si sta facendo volere bene in una maniera pazzesca, mi piace tantissimo, uno dei più bei mascara che mi sia capitato di incontrare in anni, veramente. E poi sopra una base di Bajor Balm e una delineatura sommaria con la Soft Mocha dell'Alverde c'è il lip butter nella tonalità mango di Cress, di Corresh, che è questo, così, un bel colore cremoso, carino. E questo è tutto, l'outfit of the day è finito con tanto di accessori e capelli, prima erano come sempre nello chignon e adesso non lo sono più che chiaramente e adesso mi sto precipitando fuori, sto correndo, proprio mi sto tuffando fuori perché ho una fretta indiavolata, veramente questo outfit è stato rubato e dovrò recuperare secondi correndo, ma seriamente correndo, sudata in vista, tutto a posto, ciao, ciao ciao. Ciao, ciao.